Ce la indicano come la Bibbia di Stefano Ceresani, quella che lui custodisce da più di 50 anni e che tiene delicatamente in mano. In questi fogli c'è la storia della sua arte pasticcera. Già fin da giovane si appuntava gli ingredienti e scriveva le ricette dei dolci che avrebbe voluto preparare. Oggi è un affermato pasticcere, un maestro che dedica ancora anima e corpo al suo lavoro e alla sua vera passione. Con l'avvicinarsi del Natale, nel suo laboratorio in 2 mesi sono stati preparati ben 568 panettoni. Maestro, ormai al lavoro da settimane, c'è anche una novità quest'anno. Sì. Qual è la novità? La novità è Moretta e cioccolato che è andato a Ruba, che purtroppo, per fortuna, è andata via proprio il 448. Quanto artigianale, il lievito madre la fa da padrona e ogni anno cerchiamo di trovare qualcosa di diverso, cioè togliamo il vecchio per metterci il nuovo. Ceresani ama anche recarsi fuori regione, da ultimo in Piemonte, per arricchire la gamma di oggetti, ad esempio cornici e piatti sui quali appoggiare le sue creazioni. Le confezioni vengono decorate anche con fiocchi, peluche, portavini, renne e Babbi Natale. Idee originali ma anche gustose, perché molte di queste sono commestibili. Sul banco poi si trovano tante altre specialità, come il tronchetto della fortuna fatto di burro e cioccolato. Comunque tra tutti i dolci, panettone e pandoro sono quelli che vanno per la maggiore? Panettoni è il classico che va per la maggiore, il pandoro senz'altro piace, è comprato dalla gente, è piaciuto, è apprezzato, però il panettone la fa da padrona proprio nel senso letterale della parola. Invece le farciture che vengono maggiormente richieste quali sono? Pistacchio e nocciola sono quelle che vanno per la maggiore, anche perché noi usiamo il pistacchio di Bronte ed è molto apprezzato. Lei che cosa preferisce, pandoro o panettone? Panettone. Farcito con cioccolate, creme? Classico. Uvetta, canditi. Lei invece che cosa preferisce? Panettone. Con che cosa? Con tutto, i canditi, i cioccolati, tutto quello che ci va. Ne ha già acquistato uno per le festività? Sì, certo, 2. Artigianali? Artigianali soprattutto. Dolci di Natale, che cosa va per la maggiore? Io mangio di tutto, quindi per me non è assolutamente un problema. Anche se tendenzialmente panettone è il dolce per eccellenza. Maestro, ma lei che dolce mangerà a Natale? Da buona romagnola, mia moglie mi prepara senz'altro, come tutti gli anni, la zuppa inglese. La zuppa inglese è speciale, è da leccarsi le dita. Gli auguri di Buon Natale per i fanesi, ci vuole poco per fare un anno migliore di questo, non è che sia impossibile, per cui sarà facile, sarà un anno pieno di successi, diversamente da quello precedente.